Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua a un nuovo video. Bene. Sì? Cosa? Ah sì, l'ho visto. No, cos'è che è? Lui si sta messi, sì, lo so. Cosa c'è? Eh? Cosa c'è? No, lo so di questa notizia. Ma è falso. Beh, sì, Beh, direi che possiamo parlare di Luis Fedez, dato che mio padre è appena venuto qua a farmi vedere un articolo che dice che Fabrizio Corona ha accusato Luis Fedez di essere gay. E poi il mio ultimo post che ho pubblicato su Instagram, dove c'è una battuta su sta roba, e ho pubblicato uno screen di questa notizia. Figa, oh! Ha girato tutto l'internet, incredibile davvero. Gente che visitava il mio profilo che non lo segue neanche, capito? Gli arrivava nell'esplora questo post, ma... E io mi chiedo, adesso l'avete capito? Adesso l'avete capito? Cioè, nel senso, ragazzi, sveglia, eh? Luis Fedez, bro, fanno palestra insieme, poi iniziano un podcast, sono tutti e due un po' strani. Ovvio che io ero avvantaggiato nel capirlo perché diciamo che io e Luis ci conosciamo bene e abbiamo collaborato spesso. Però, insomma, ecco, potevate svegliarvi prima. Sì, ok, Fabrizio Corona ha fatto la notizia. Bravo lui. Io semplicemente ho avuto la decenza di non sputtanarlo davanti a tutti, però l'ho anche fatto perché pensavo fosse ovvio, nel senso... Cioè, in entrambi hanno una ragazza, ok, ma c'è cioè, anch'io una ragazza, ok. Però nel senso, ci sono ragazze e ci sono ragazze copertura per quando sei omosessuale. Nel senso. Poi nel senso, tutti sanno che nello star system, là in Hollywood, son tutti gay. Lo sanno tutti. È un dato di fatto che più diventi famoso e più diventi gay. Quanti artisti famosi, attori famosi, produttori famosi, registi famosi si sono rivelati gay? E quanti altri semplicemente non fanno outing per illudervi del fatto che se diventi famoso non necessariamente diventi gay? Cioè, diventi gay. Punto. Io c'ho 30.000 iscritti, ho provato il cazzo per la prima volta. Non sono completamente gay perché ho ancora solo 30.000 iscritti, però insomma, cioè, ho iniziato a, insomma, inizializzarmi alla cosa perché so che poi quando avrò 1 milione di iscritti sarà tutto un gay party. Gay party qui, gay party là, cazzi nel culo, in faccia, sborra sulle... No, stavo per dire sulle tette. Semmai sul cazzo con le tette, certo. Quello è ancora un po' accettabile, ma... Però è un po' borderline. Perché è meglio il cazzo pulito, pulito, senza tette. Man, pussy, raw, nuda e cruda. Man pussy, un termine che mi piace tantissimo. È un termine che uso in America per... rozzissimo, un termine rozzissimo che ora non credo si usa più, però insomma era un termine rozzissimo per dire quando ti scoppia un uomo, cioè per parlare del buco del culo di un uomo usato come una vagina, ecco sì. Va bene, demonetizzatemi questo video per favore YouTube, grazie, è stato un piacere lavorare per voi, ma insomma non ho ancora 1 milione di iscritti quindi non posso pretendere un cazzo, manco con 10 milioni a quanto pare, però certo demonetizzatemelo perché ho parlato di cazzi nel culo, con le tette, la sborra e artisti gay. Ciao!